Da sempre le aziende investono nella pubblicità e nella promozione dei propri prodotti per catturare l'attenzione dei possibili consumatori. Basti pensare che nel 2014 sono stati spesi 11,5 miliardi di euro in canali pubblicitari, televisione, radio, quotidiani, periodici, internet, o per sviluppare reti di marketing, talvolta anche invadenti e scomode, vendita porta a porta, offerte tramite operatori telefonici. In questo corso, in modo chiaro, coinvolgente e concreto, vedremo ciò che è lecito, ma soprattutto ciò che non è lecito fare, e prepareremo l'operatore telefonico a svolgere al meglio il proprio lavoro, in ottemperanza alla normativa vigente. L'anima del commercio è parte integrante della nostra società, ma non può svolgersi trascurando una condizione essenziale. L'attività di promozione deve fornire in modo corretto e completo tutte le informazioni necessarie al consumatore, affinché possa essere consapevole della propria scelta circa il prodotto o servizio che intende acquistare. In altri termini, è necessario informare correttamente, non ingannare, non omettere notizie rilevanti, non indurre il consumatore a scelte che non avrebbe fatto. Proprio in quest'ottica, la recente disciplina sulle pratiche commerciali scorrette è intervenuta allo scopo di arginare l'uso illegittimo della promozione pubblicitaria, attribuendo all'autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di accertare e sanzionare i messaggi ingannevoli e le altre pratiche commerciali scorrette. Questo corso vuole pertanto insegnare agli operatori telefonici ad effettuare trattative commerciali corrette, al fine di evitare sanzioni per l'operatore stesso e per l'azienda per cui opera.